Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere l'ode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grazie.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Carissimi, oggi solennità dell'Immacolata Concezione è la festa di Maria, ma è anche la nostra festa. Questo dogma che ci riguarda e ci coinvolge getta una luce di verità sulla nostra vita. Oggi è la festa del desiderio, della nostalgia, del sogno di bellezza che da sempre tutti abbiamo e coltiviamo dentro di noi. Questo desiderio di santità, di cielo, questo sogno di purezza che compiutamente noi non riusciamo a vivere, oggi invece lo contempliamo e lo celebriamo realizzato e luminoso nella sua persona. Maria ci mostra il progetto originario che prima della creazione del mondo Dio aveva per ciascuno di noi, di essere, come abbiamo ascoltato, tutti santi e immacolati di fronte a Lui nell'amore. E mentre noi tutti l'abbiamo stravolto con le scelte del nostro peccato, Maria fa eccezione, perché in lei lo ritroviamo come era in principio. In lei non c'è nessuna distanza da Dio e dal suo piano, dalla sua santità e dalla sua volontà. In lei c'è tutto il dono, tutta la bellezza, tutto lo splendore di Dio. Lei è la piena di grazia, la ricolma di Dio, il grembo che lo accoglie e ce lo dona.
Quello che abbiamo perduto e perdiamo, questa festa ce lo ricorda. Ci ricorda pure che per amore Egli ritornerà ad offrirci quanto ci ha amato quando eravamo santi, al momento in cui non avevamo commesso peccato, ma quanto ci ama anche adesso, da peccatori quali siamo. Maria, da madre attenta, e perché la festa della nostra vita possa continuare, ci incoraggia e ci sostiene tutti nel nostro pellegrinaggio. Allora, questa solennità che celebriamo deve rinnovare in tutti noi nostalgia di cielo, di Dio, di santità, non come però un'astrazione o alienazione, ma quale impegno di vita e di responsabilità. Nostalgia di quel che potevamo essere e non fummo per la nostra disobbedienza, e insieme nostalgia di quel che potremo essere e saremo per dono di Dio, lungo i percorsi spesso sconnessi anche del nostro vivere. Ricordiamoci che una vita così bella non ci deve sembrare impossibile, irrealizzabile, perché se così appare ed è per noi, non lo è per Dio, l'abbiamo ascoltato, nulla è impossibile a Dio. E se l'antica sconfitta del peccato d'origine nel giardino del paradiso ancora ci pesa e ci penalizza, ricordiamo che Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio di Maria, ha sconfitto per sempre il male e ha schiacciato la testa al serpente. Ricordiamoci ancora che dove non giungiamo noi arriva facilmente Dio con il suo Santo Spirito, che rinnova la faccia della terra eppure il nostro cuore. Dio non ci chiede di fare l'impossibile, che l'ha fatto e lo continua a fare sempre Lui, ma di fare concretamente dei piccoli gesti di amore, quelli umili, quelli quotidiani, quelli nascosti, che riscaldano il cuore e coltivano la speranza in chi li riceve. Attivamente allora impegniamoci a camminare insieme, a custodirci reciprocamente, a proteggerci dal male e dal maligno, portando i pesi gli uni degli altri, condividendo pure le gioie e le sofferenze della vita, rallegrandoci per tutti i successi e risultati che ognuno consegue. L'Immacolata che noi celebriamo è appunto il trionfo di Dio sul peccato, sul male, sul maligno, sulle divisioni, le miserie e le debolezze che tutti abbiamo. Maria è la creatura che ci ricorda la potenza della Pasqua di Cristo nella nostra vita. Lei, preservata da qualsiasi peccato, ne è una primizia con cui Dio riafferma la sovrabbondanza del bene sul peccato per ristabilire l'ordine originario e mettere ogni cosa a posto. È il segno grandioso di speranza che Dio ha voluto darci all'inizio, quando per il peccato di Adamo la storia prese un altro corso. È la stella luminosa in tutte le notti oscure dell'umanità per l'aurora di nuovi mattini. È la donna vestita di sole che l'avversario di Dio e anche nostro vuole distruggere. È la donna che ha detto di sì a Dio non una volta, ma tutte le volte, eppure in tanto dolore. È la madre che con il suo eccomi ci ha reso fratello Gesù Cristo, ci ha avvicinato Dio e a Dio, ha cambiato la storia del mondo, la sorte di Eva e di tutti i suoi figli. È la madre che non ha lasciato mai solo Dio e neppure noi.
è la donna che fa risplendere la santità di Dio, che il Venerdì Santo ci ha accolti sotto la croce come suoi figli e ci indica Cristo nostra via. È lei che ci accompagna nel sinodo della vita, che ci aiuta a liberarci dalla schiavitù del peccato per essere purificati e per questo dono di Dio pure noi, santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono. E la vita. Nella Vergine Maria preservata dal peccato originale, Dio ci offre l'immagine dell'umanità nuova che partecipa alla pienezza, alla vittoria di Cristo. Per intercessione di Maria Immacolata, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. La Chiesa, a imitazione dell'umile donna di Nazareth, sia sposa santificata da Cristo, vergine per l'integrità della fede, madre feconda nel soffio dello Spirito, preghiamo. Proteggi i tuoi figli, Signore. La potenza del Signore, per intercessione di Maria, nuova Eva, sollevi la nostra vita dal peso e dalla tristezza del peccato, e ci faccia gustare la vera libertà dei figli, preghiamo. Benedici e proteggi. Il popolo cristiano riconosca nella Vergine Immacolata un segno di consolazione e di speranza nelle prove della vita e in questo tempo di attesa vigilante del Salvatore, preghiamo. Ogni vita nuova sia accolta e custodita con la stessa tenera premura con cui la giovane figlia di Sion portò nel grembo Cristo, luce delle genti, preghiamo. L'Eucaristia che celebriamo sia per tutti noi lievito di purezza e santità che ci rinnova nel corpo e nello spirito, preghiamo. Benedici.
O Signore, che Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della tua Chiesa rigenerata nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio, nel quale poniamo la nostra vita e la speranza di essere salvati, sia gradito a Dio nostro Padre. Il Signore. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria. E come noi la riconosciamo preservata per tua grazia ad ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente buono e giusto, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio, e segnare l'inizio della Chiesa sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i peccati del mondo, e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua gloria.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Calogero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giacomo, i Martiri, Santa Margherita e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la gioia e l'amore dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi la pace. Pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena delle nozze dell'agnello. O Signore, i padri della Chiesa amavano descrivere l'adesione totale di Maria a Dio, l'accoglienza al progetto del Signore che questa giovane donna riconosce come il Padre di cui fidarsi, come l'Onnipotente che tutto può. L'obbedienza di Maria, libera, gioiosa, scandisce gli eccomi della storia dei Santi e sostiene la difficoltà dei nostri sì, le risposte attive alla parola che chiama, e sia fatta la tua volontà, che tante volte ripetiamo nelle contingenze di ogni giornata, nelle nostre invocazioni, e anche ora davanti a Gesù e Eucaristia. L'obbedienza di Maria è l'abbraccio di un progetto grande che riguarda tutti, che ci coinvolge e dà senso alle nostre risposte, perché la volontà di obbedire non sia condizionata dai precetti, dagli obblighi, ma sia un'orazione incarnata nella storia, una prece sincera che scaturisce dall'ascolto e si nutre di conoscenza. Una preghiera viva che si alimenta di amore per Dio e di conseguenza di carità per il prossimo. Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa da cui in modo singolare hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen.
A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Concezione, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con la gioia e l'amore del Signore, andate in pace. E attesa la parola che ci accompagna a conclusione di questa celebrazione. L'attesa di Maria, che abbraccia con fiducia il misterioso progetto di Dio e aspetta, tra mille interrogativi, che si realizzi. L'attesa di Elisabetta, che ha già sperimentato sulla sua pelle la fedeltà dell'Onnipotente e che è il segno tangibile dell'amore del Padre per il suo popolo. L'attesa di ognuno di noi, espressa simbolicamente dalla liturgia di questo tempo di avvento che trascorre verso il Natale del Signore. L'attesa paziente di chi si sforza di riconoscere incarnato il Dio che viene nella propria storia, nei progetti realizzati e in quelli andati a vuoto. L'attesa di chi non demorde, di chi, nonostante le aspettative deluse, continua a fidarsi del prossimo e, guardando l'uomo, riconosce il fratello, intravede Dio e il suo articolato disegno di amore. L'attesa di chi il regno lo crede presente e lo vive già da ora. Termina qui il nostro collegamento da Licodia Eubea. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del programma Gianni Epifani e dalla squadra RAI di riprese Napoli Esterna 1. Arrivederci a domenica 12 dicembre per la Santa Messa, che sarà trasmessa dalla chiesa di San Pio V in Grotta a Mare, provincia di Ascoli Piceno. La linea torna ora alla cara amica Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Su Immagine. A lei e a tutti, e in particolare ai malati, ai carcerati, alle persone sole e nelle case di riposo, va ancora l'augurio di una buona festa dell'Immacolata.